Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. L'industria chimica sta certamente vivendo una fase molto negativa per i pesantissimi condizionamenti della domanda interna. I livelli produttivi sono scesi infatti nel 2012 del 5,3% e attualmente sono tra i più bassi. Prolungarsi della recessione a livello europeo ha frenato le esportazioni, tenuto conto che l'Unione Europea rappresenta il mercato di destinazione di oltre il 60% delle esportazioni chimiche da questo territorio. La Regione Lombardia ha promosso con successo l'adozione di accordi di sviluppo territoriale per favorire l'insediamento di nuove attività di impresa nelle aree industriali dismesse, realizzando diversi interventi sia di carattere finanziario che di semplificazione amministrativa per attrarre e mantenere sul territorio le attività e le risorse necessarie alla crescita e allo sviluppo dello stesso. E qui il governo dovrebbe prendere seriamente lezioni e iniziare a mettere in pratica principi in progetti invece di più ampio respiro, soprattutto pragmatico. Quindi chiediamo un impegno ancora al governo ad adottare iniziative di rilancio della chimica italiana, a sostenere la competitività delle produzioni italiane attraverso l'adozione di misure di riduzione del costo dell'energia, riportandolo sui livelli degli altri paesi concorrenti. Ed ancora a sostenere in sede europea interventi normativi a sostegno di imprese di polichimici che rispettino le norme ambientali, evitando delocalizzazioni e trasferimenti in paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale e adottando incentivi anche di natura fiscale in favore delle imprese che stabiliscano i loro insediamenti in Italia. Volevo portare all'attenzione dell'Assemblea l'ennesima purtroppo crisi industriale e riguarda l'ACFA, che è uno dei principali produttori per quanto riguarda la prepress. ACFA ha deciso di abbandonare il nostro paese. È l'ennesima multinazionale che, dopo aver acquisito pezzi della nostra industria, decide di abbandonarla perché il nostro paese purtroppo non è più competitivo, che è troppo caro dal punto di vista del costo del lavoro, è troppo caro dal punto di vista della tassazione, non è conveniente per quanto riguarda il mercato interno e purtroppo non lo è anche per le condizioni nel rapporto con i fornitori. Il punto fondamentale è il governo e soprattutto il ministro dello sviluppo economico ci dica al più presto come possiamo affrontare questo tipo di crisi, perché ogni giorno è una continua emorragia. Grazie. Di posti di lavoro. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.